Benvenuti a Oltre Mare Mare, l'estate con Icaro, l'estate in Romagna. Come vedete oggi siamo al mare, lo vedete benissimo, all'aperto in questa bellissima terrazza panoramica, la terrazza panoramica del Nettuno. Siamo più o meno ai bagni 29-29-30 e questo è, pensate, un luogo storico di Rimini che ha fatto incontrare e ha visto incontrarsi e divertirsi veramente generazioni di romagnoli, di riminesi, di turisti, perché pensate che questa rotonda sul mare in stile déco è stata aperta nel 1933. Avete già visto con chi sono oggi? Beh, insomma, aspettavamo molto questa puntata, tra l'altro in una settimana fatidica per l'estate in Romagna, perché sono con un uomo che, per chi è nato negli anni 80 e cresciuto negli anni 90 come me, effettivamente lo considera un'icona, ma anche un amico, qualcuno di casa, qualcuno che, se sai che c'è lui, sai che ti diverti, sai che sorridi. Sono qui con Claudio Cecchetto. Ciao, che Claudio! Presentazione. Grazie, ciao a tutti e ciao. Ma è proprio così, sei questo per tante generazioni, direi. Beh, il posto è fantastico, devo dire. Un po' di vento. Poi c'è un po' di vento, così almeno i capelli sono rimasti in testa in tutti questi anni, però volano, quindi mi scuso. Va bene, non se ne vanno, noi siamo all'aperto, siamo d'estate e questo è un posto bellissimo. Allora, io vorrei cominciare così, Claudio, chiedendoti come erano le tue estati da bambino. Che cosa facevi? Ma voglio dire, da bambino le mie estati erano con la famiglia, quindi diciamo a giugno, quando finivano le scuole, io passavo le estati in colonia. Adesso le colonie non so se esistono più, no. Cioè esistono queste diroccate, esatto. Qua, però ecco, c'è tutto un piano di recupero. Andavo in colonia, poi però quando tornavo dalla colonia, che era un mese, andavo a Caorle, che ero, io sono veneto e la mia famiglia è di Ceggia, e quindi sì. E andavo con la famiglia, quindi le classiche vacanze in famiglia, ecco. Ecco, e la prima estate in Romagna? Ecco, e poi quando sono diventato adolescente ho voluto divertirmi e quindi sono venuto in Romagna nel 1979, è stato il primo anno che sono venuto in Romagna e devo dire che mi ha portato fortuna, perché poi dopo, dal 1979 in poi, c'è stato il mio exploit televisivo e quindi devo dire che un po' di fortuna me l'ha portata la Romagna. Certo, ecco. Evviva la Romagna! E qui diciamo che si è invertita la tendenza della vacanza, cioè diciamo, da giovane la vacanza era la mattina in spiaggia, poi il pomeriggio in spiaggia, la sera una passeggiatina e poi a letto. Qua invece cominciavo già, cioè la giornata cominciava nel pomeriggio, ecco. Nel pomeriggio, e poi c'era chiaramente la sera, che era un gran divertimento. Beh, quindi insomma non così diverso da adesso, oppure molto diverso? Beh, diciamo, sugli orari che sono diversi. Per me no, perché anche se si tira fino alle 6 del mattino qua, io l'ho sempre fatto, quindi sono sempre stato all'avanguardia in questo senso. Un antesignano, un ecco, pioniere. Proprio, io andavo in giro fino a quando c'era qualcuno in giro, ecco, capito? Fino a quando c'era compagnia io ero in giro. Sai che adesso questa cosa qui si chiama FOMO, ha un nome, cioè la paura di perdersi qualcosa che sta succedendo. Sì. Ce l'hai questa cosa? No, io non ho perso niente, io non mi sono perso niente, poi quando non c'era nessuno in giro andavo a letto. A letto, quando eri sicuro che non ci fosse più nessuno? No, esatto, cioè, che non c'erano più argomenti, non c'erano più persone da conoscere. Si era un po' esaurita la serata. Senti Claudio, non l'ho detto, ma ovviamente lo sappiamo tutti, produttore discografico, talent scout, conduttore televisivo, ovviamente radiofonico, sei da sempre legato alla Romagna, tanto che ci abiti anche. Esatto. E poi adesso hai anche, insomma, un ruolo, diciamo, più istituzionale, del quale parleremo. Hai detto che, diciamo, il tuo exploit è stato nel 79, ma tu sei stato scoperto da Mike Buongiorno nel 75. No, 78. Ah, 78, nel 78, sì, nel 78. 78. Siamo a Telemilano. Sì, Telemilano, io facevo il disc jockey a Radio 105, lui venne a trovarmi un giorno e mi disse che c'era un imprenditore giovane ma di grande talento, che si chiamava Silvio Berlusconi, che aveva intenzione di fare questa televisione. Aveva preso lui come direttore artistico
e come direttore artistico è venuto subito a cercare me per fare un programma per i giovani. Ormai è diventata nota la battuta che mi fece, perché quando arrivò, chiaramente io ero molto emozionato ad avere davanti a me la televisione, quindi per il primo minuto non ho ascoltato quello che diceva, ma pensavo semplicemente a se ci fosse mio padre, mia madre, i miei amici a vedermi qui con il re della TV. Quando ho cominciato ad ascoltarlo, ho sentito lui che mi diceva: guarda, io avrei intenzione di fare un programma per i giovani e tu secondo me sei proprio adattissimo, perché ti sento ogni mattina in radio. E io non gli svelai in quel momento che io al mattino non ho mai trasmesso. Non eri tu? Non lo so, capito, però ho evitato. Ancora neghi, ancora, ecco, neghi. No, poi dopo gliel'ho detto e lui mi rispose, qualche anno dopo glielo dissi, ho detto: guarda che quella volta là non ti dissi la verità, non ho mai trasmesso al mattino. Beh, non mica ho sbagliato, però no, ti ringrazio comunque. Avevo paura che se avessi detto no, non sono io, lui allora fatemi conoscere quello del mattino. Non ho detto niente e mi è andata bene. Ed era Chewing Gum il programma? Chewing Gum, abbiamo fatto Chewing Gum, poi dopo fecero i provini per Disco Ring proprio nel 79. Sono andato a questo provino perché dopo Boncompagni cercavano tra i disc jockey i nuovi conduttori, e tra i disc jockey di Milano ero abbastanza noto, lavoravo in una discoteca che andava veramente molto forte, era il Divina di Milano, e quindi segnalarono anche me. Sono andato a Roma a fare il provino, pensavo fossimo in 5 a fare il provino, ho scoperto che eravamo in 25, no? E pensavo che ne scegliessero 3, invece ne sceglievano 1 e devo dire che insomma mi è andata bene, insomma qualcuno lassù mi ha voluto bene e ha fatto scegliere me. Poi dopo anche lì la fortuna, sai, entri a settembre e poi a febbraio presenti Festa di Sanremo. Cioè, è incredibile, insomma, un treno che è passato, ci sono salito al volo. Ma ci sei salito, Claudio, con incoscienza? Cioè, cosa che sì, un po' di incoscienza, sì, un po' di incoscienza, sì. Però mi è venuto in mente, cioè, quando me lo proposero, devo dire la verità, non sapevo se ero in grado di poterlo fare, perché venivo dalle radio libere, presentavo musica internazionale, mentre al Festival di Sanremo era solo musica italiana. Quindi pensavo, ma forse non sono ancora pronto per questa cosa. Ma mi venne in mente un consiglio, una cosa che mi disse mio padre: fa, guarda, quando ti propongono qualcosa, anche se non la sai fare, tu dici sempre di sì, al limite ti va male, però magari ti va anche bene. E allora in quel momento ho pensato a mio padre e quindi ho accettato e ho fatto finta come se non fosse un problema, ma invece per me dentro la mia testa era un problema. Poi infatti devo dire che la fortuna mi ha assistito, perché poi l'organizzatore venne da me e mi disse: guarda, ho pensato di affiancarti Roberto Benigni. Colpo di fortuna, capito? Colpo di fortuna, è andata benissimo, veramente. Benissimo. E il resto è storia, il resto è storia. No. Tra l'altro ti sblocco un altro ricordo, sì, perché adesso noi dobbiamo parlare ovviamente anche della Notte Rosa, e poi dopo nella seconda parte, dopo il servizio, faremo anche un gioco con te. Questo sì. Non te l'ho detto, non ti ho avvisato. E vabbè, allora, speriamo di saper giocare, sì, dai. Come no. Il ricordo che ti sblocco è questo: diciamo che il rosa C'era già nel tuo passato, perché tu avevi già questo legame con il rosa, perché hai iniziato a fare il DJ dove? In una discoteca che si chiamava Pink Elephant. Ah sì, in via Paolo Sarpi a Milano, ecco. Sì, sì, in via Paolo Sarpi a Milano, Pink Elephant, sì, ho cominciato proprio lì. Sì, ho cominciato proprio lì. Devo dire che era il periodo in cui, diciamo, le discoteche, i giovani andavano il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, e forse anche un po' il sabato sera, però durante la settimana invece era solo praticamente, non dico un night, ma quasi. Quindi mi divertivo, io aspettavo il sabato pomeriggio, il sabato sera, la domenica pomeriggio. E lì è stata la prima discoteca, cioè intesa come locale, perché prima avevo avuto già
brevi esperienze a disc jockey, però generalmente tra una pausa e l'altra dei complessi c'è, perché andavano moltissimo, diciamo, i posti, i locali pubblici dove c'era il gruppo. Il disc jockey era semplicemente per riempire gli intervalli. Gli intervalli. Invece lì era il protagonista. Pink allora, Elephant. Da Pink Elephant, che ti fa sorridere, alla Notte Rosa dal 7 al 9 luglio. La Notte Rosa quest'anno, tra l'altro, compie 18 anni, quindi diventa maggiorenne e diventa Pink Floyd, che è lo slogan di quest'anno, slogan che hai pensato tu e che sei Visit Ambassador per gli eventi della Romagna. Allora, Claudio, che messaggio è quello di quest'anno? Perché Pink Floyd? Ovviamente legato anche ai Pink Floyd, perché anche lì c'è un anniversario importante. Beh, chiaramente, allora, legato ai Pink Floyd è uno dei gruppi che preferisco, ci sono cresciuto anche con i Pink Floyd insieme ai Beatles, e quest'anno era il cinquantennale del The Dark Side of the Moon, questo album capolavoro. Veramente, e quindi, un ponte tra generazioni. E rappresentano benissimo quello che è la Romagna, cioè la musica, no? E poi sono anche l'unione delle varie generazioni, perché i Pink Floyd, anche i giovani, quando approcciano la loro musica, si rendono conto che non è passato, quello è anche presente, veramente sono straordinari. Poi Floyd, vabbè, è un termine che quest'anno si è sentito spesso, ma che non è una novità, diciamo, per l'Emilia Romagna, perché comunque l'accoglienza, l'inclusione per l'Emilia Romagna è un dato di fatto, è nel DNA dei romagnoli, quindi non ho fatto altro che rimarcare questa caratteristica dell'Emilia Romagna. E poi il tema di quest'anno, dato anche appunto da questo tuo slogan Pink Floyd, è proprio la libertà, la libertà di essere quello che sei, sempre nel rispetto naturalmente della libertà anche degli altri, no? Però è giusto che tu sia libero di pensare, di fare, cioè di fare quello che ti senti di fare, quello che ti senti di essere. Ci mancherebbe altro, perché sennò non cresci con una persona per bene, cominci ad avere, capito, degli odi, capito, degli screzi, sei contro qualcuno, qualcosa, perché ti hanno ucciso, invece così no. Bisogna essere solidali veramente con il pensiero di tutti. E senti, come ti trovi in questo ruolo di Visit Ambassador per la Romagna? Io sono contento, cioè occuparsi di una regione che ami, cioè, che hai scelto. Voglio dire, sai, quello che mi è successo in Romagna, in modo particolare all'inizio con Riccione, è esattamente come quando incontri una donna e dici: quello è l'amore della mia vita. Un colpo di fulmine, quindi mi fa piacere, perché poi devo dire che non è che per il mio lavoro ho visitato anche altre zone, ho fatto anche vacanze, periodi abbastanza intensi in altre zone, però qua è a casa. È casa. Qua è casa. Allora, Claudio, 110 km di costa da Cattolica a Comacchio, tutti coinvolti nel capodanno dell'estate, che è appunto la Notte Rosa, dai locali ai luoghi d'arte, dalle spiagge alle colline. Vediamo in questo servizio della redazione che cosa c'è da fare in questo fine settimana nella Notte Rosa Pink Floyd. Vai! Dai 70 artisti del Team Summer Hits di Piazzale Fellini a Rimini, presentati da Nek e Andrea De Logu, alla sempre giovane Orietta Berti a Cattolica, dalle sonorità ricercate di Carmen Consoli e Paola Turci a Riccione, all'energia di Elettra Lamborghini a Bellaria Giamarina e di Irene Grandi a Misano. Dal 7 al 9 luglio la Riviera è pronta a vestirsi di rosa per la 18ª edizione dell'evento, che sarà Pink Floyd. 18 anni, quindi la Notte Rosa è diventata matura. È cambiata, come è cambiato il mondo, come è cambiato il turismo, però insomma ha mantenuto la sua grande forza, anzi quest'anno cercheremo di rilanciarlo ulteriormente, perché è un anno particolare, è inutile negarlo, perché dopo l'alluvione naturalmente abbiamo temuto che dopo il Covid anche l'alluvione potesse mettere in ginocchio la grande forza attrattiva
di questa straordinaria risorsa che si chiama turismo, però insomma, nonostante le difficoltà siamo in piedi, siamo ripartiti con grande slancio e quest'anno devo dire che la Notte Rosa può rappresentare davvero l'avvio vero della stagione turistica, perché è inutile negarlo, insomma maggio-giugno sono stati mesi un po' particolari, un po' complicati. La Romagna è una terra naturalmente vocata all'accoglienza, la Notte Rosa è ormai da 18 anni un evento di sistema e quindi credo che mai come quest'anno abbia un significato particolare. La Notte Rosa diventa maggiorenne e quindi è il momento della maturità, tutti i sindaci, gli amministratori, gli operatori economici privati si sono stretti attorno a questo nostro grande prodotto. La Notte Rosa ancora una volta saprà soddisfare tutti i gusti con un'offerta trasversale dove la musica chiaramente è la regina di questa edizione, quindi tanti eventi sia sulla costa, dal Ferrarese, Ravenna fino alla costa riminese, senza dimenticare anche il nostro introterra dove ci saranno tanti bellissimi eventi. Sul palco di Piazzale Fellini a Rimini da giovedì 6 a sabato 8 luglio per tre serate sono attesi gli artisti e i tormentoni più ascoltati dell'estate 2023: Blanco, Annalisa, Diodato, Arisa, Emi Schilla, Achille Lauro, Tommaso Paradiso, solo per fare qualche nome. Concerti di piazza gratuiti che poi diventeranno una cartolina di lancio del territorio grazie alle prime serate su Rai 2 dal 16 luglio. Non mancheranno gli appuntamenti nei borghi e nei paesi dell'entroterra che durante il fine settimana propongono un palinsesto a tema. A mezzanotte del 7 i 110 km di costa si incendieranno con i fuochi d'artificio. Tanti gli appuntamenti anche in spiaggia e per chi ama essere baciato dal sole che sorge ci saranno i concerti all'alba. Oh, allora Claudio, ce n'è da fare a questa Notte Rosa, non stiamo con le mani in mano, ci divertiamo tutti, adulti, bambini. È maggiorenne, tutti. Maggiorenne, bisogna che come i maggiorenni adesso sia anche un evento interessante per gli stranieri all'estero, deve diventare famoso anche all'estero. Ecco, questo è un sogno quindi che hai? No, che no, ecco, questa è una cosa che cercheremo di realizzare naturalmente per facendo trovare anche alle varie nazionalità qualcosa della loro cultura all'interno della Notte Rosa. Ah, bello, bello. E abbiamo parlato dei 18 anni, no? 18 anni maggiorenni, si passa dall'età dell'adolescenza, diciamo, no? Alla maggiore età. Per te com'è stato questo passaggio dei 18 anni? Beh, voglio dire, 18 anni, devo vedere, penso sempre a mio figlio, no? Che mi disse quando ho compiuto 18 anni... Quale dei due? Il primo, Jody, no? Mi disse, oh, finalmente libero. Gli ho detto, tu libero a 18 anni, io che ne ho più di 60, figurati, che libertà che ho, no? Sì, c'è questa idea che dopo 18 anni cambi tutto, no? Sì, oh, finalmente sei libero, no? E poi ti rendi conto che sei solo più responsabile. O dovresti esserlo, eh? Comunque ci si dovrebbe impegnare ad esserlo. Allora, io voglio fare con Claudio un gioco, non è stato avvisato, E quindi è proprio una sorpresa. Perché? Perché Claudio Cicchetto... Casomai lo rifacciamo, se sbaglio. No, mandiamo tutto liscio. Dai, va bene. Perché Claudio Cicchetto è stato nella sua carriera anche cantante, lo possiamo dire? Cantante è una parola grossa, vabbè. Diciamo che sono stato interprete tra l'altro di una canzone che è diventata poi un vero e proprio tormentone. E infatti questo gioco che voglio fare con te ha proprio a tema i tormentoni. Allora io ti dico un anno, diciamo dagli anni 80 agli anni 2000-2010 più o meno, sì. E tu mi indovini qual era il tormentone di quell'anno, sei pronto? C'è qualcuno che suggerisce? Se vuoi ti aiuto io, ma non credo che tu ne avrai bisogno. Allora senti questa, allora 1983. Nell'81 c'era il Gioca Jouè. E bravo, e questo te l'avrei chiesto dopo, e quindi la sai. Okay. Questa la so. Beh, nell'81 il tuo Gioca Jouè. Nell'83 qualcosa di mio anche, no? No, proprio, però se vuoi ti aiuto e ti dico che era una canzone che ci portava alla playa. Vamos alla playa, sì, Righeira, sì, in effetti. Bravo, Righeira, vamos alla playa. Allora, senti questa, è 1996.
1996, Boys, Boys, Boys. No. No, 96, no. Troppo in là, troppo in là. Se vuoi ti aiuto. Sì, beh, sì, per forza. Guardami. A Sereie. No. No. Più o meno, non proprio, 96, la Macarena. Ah, la Macarena. La vabbè. Macarena del duo spagnolo dei Los del Rio. Cioè, mi stai facendo fare una figuraccia. Una figuraccia. No, però, va a finire che non mi considerano neanche più. No, non è vero, non stai facendo nessuna figuraccia. Senti questa, allora andiamo negli anni 2000. 2010. 2010 è stato un anno importante perché ci sono stati i mondiali. E questa canzone è legata ai mondiali che sono stati in Africa. La Waka Waka. Ce l'hai, bravissimo. Ecco. Bravissimo, Shakira con Shakira, Waka Waka. Sì. Dai, insomma, vai, dai. Qualcosa mi ricordo. Sei bravissimo, avevo segnato anche il 1998. 1998, non so se ti dice niente, no, è stato un po' una meteora questa, sinceramente, però insomma, senza nulla togliere all'artista che però quell'anno 98. ha fatto il botto, come si dice, perché beh, pure lui era romano, ah. Un po' romanesco. Dupiotte, Napio. Ah, sì, è il Piotta. È il Piotta con Super Cafone. Sì, Super Cafone che sta andando ancora. Beh, quello è un classico, È un classico. Dal 1998 un classico. Sì, 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 è un po' come è successo con Patrick Hernandez, Born to be Alive, ha fatto un botto in tutto il mondo, lui ha fatto un botto in tutta Italia, ma è un classico, ogni tanto viene ritirato fuori. Ma questi botti, no? Questi classici, questi tormentoni, hanno una ricetta o vengono fuori così dal nulla? No, non c'è una ricetta precisa. Lo scopri dopo che l'hai fatto, scopri che le persone intorno a te sorridono, dicono figata, capito? E quindi lo riconosci dalle persone subito, dai tuoi amici, lo capiscono immediatamente. Se li vedi belli, felici, contenti, quello è un tormentone. Quindi lo specchio, diciamo, sono gli altri, sì, il riflesso, sì, sono sicuramente gli altri. E quindi per il tuo gioco a Giuè nel 1981 è stato così? Ma sì, è stato proprio così. Mi ricordo che c'è stato un vicino di casa, tra parentesi, un po' vintage, diciamo, non era giovanissimo, e quando l'ho messo su ha cominciato a sbracciarsi. Ho detto, si è inventato vedere la coreografia. Sì, ho detto, allora così lo vedono. Io lo pensavo un pochettino più discreto, capito, dormire con le mani basse. Invece quando ho visto lui che si sbracciava e che si divertiva, ho detto, vuoi vedere che sarà veramente un grande successo, e ballato così. E così è stato. E così è stato. E diciamo che Claudio, un po' tutta la tua vita, no? Anche negli artisti che hai scoperto, diciamo che negli anni 80 hai fondato Radio DJ, no? A Milano, era il 1982 se non sbaglio, sì. Avevi una factory proprio di artisti, se la possiamo definire così, quindi sì, Sandy Martin, l'ho Fiorello. Costruita, grazie a, il primo è stato Sandy Martin, infatti si chiamava Martin Corporation la prima factory, capito? La prima etichetta discografica. Poi dopo è venuta naturalamente Taffi, Tracy Spencer, Via Verdi, certo. E poi dopo Sabrina Salerno, poi dopo, diciamo, questo, facevo gli one shot, cioè il successo, un brano di grande successo e via. Poi ho sentito l'esigenza di costruire qualcosa di più e per fortuna ho conosciuto Jovanotti, Lorenzo, e quindi abbiamo cominciato non solo a fare il successo del singolo, ma a fare il successo dell'album. Ecco, dell'album. Tutte queste persone che abbiamo nominato, Claudio, lavorano ancora oggi in TV, sono dei grandissimi artisti. Ecco, che cosa hai visto tu in questi artisti prima di tutti gli altri, forse anche prima di loro, insomma, anche loro pensavano di non avere nulla, ma tu che sei un grande talent scout, che cosa vedi nelle persone che gli altri non vedono? Ma questo non lo so, ma anche se lo sapessi non te lo direi, perché figurati se svelo la formula. Vedete, come un cuoco che non svela la ricetta. Però la cosa che mi fa sorridere è che quando uscivano questi brani tutti parlavano alla stampa di brani usa e getta. Dopo 30 anni, 40 anni non li hanno ancora gettati. E senti, oggi c'è qualcuno che
ti piacerebbe aver scoperto? Lo guardi e dici, o la guardi e dici, mi piacerebbe averla scoperta? No, ma io, guarda, io non è che ho la fobia del talent scout, cioè quando vedo qualcuno che è forte son contento di conoscere un personaggio forte, non è che ho l'invidia perché non l'ho scoperto. Niente, io infatti, diciamo, ho aiutato, ho scoperto, per usare questo termine, persone che non c'erano, capito? Ma se le persone ci sono già, io sono contento. Ne riconosci il talento, diciamo, no? Esatto. Mi dici uno o due nomi, dai, un artista maschio e un artista femmina che ti piacciono, che stimi, che ti piacciono. Beh, per esempio, ultimamente l'Angelina Mango è fortissima. Ecco, io penso che lei farà realmente molta, molta strada, molto brava, perché non c'è solo un pezzo, ma se ascolti veramente il suo album ti rendi conto che è interessante, perché il trucco è proprio quello, quando ascolti un pezzo che ti venga voglia di ascoltarne un altro, e con lei capita. Ecco. Poi vabbè, dal punto di vista di presentatori, io penso che Stefano De Martino sia il futuro della presentazione, veramente molto bravo, molto ironico, molto preparato e molto simpatico. Ti piace? Perché lo trovi anche nuovo in qualche modo? Beh, cioè è giovane, quindi meno male, largo ai giovani, dai, io sono sempre stato per i giovani. Allora, noi adesso facciamo un'altra brevissima pausa, perché ti voglio far vedere, ti voglio portare con me a una mostra che ha aperto qui a Rimini il 1° di luglio, ed è una mostra fotografica che si chiama Tutti al mare, e pensa che racconta 180 anni di vacanza proprio a Rimini. Andiamo? Andiamo, dai. Tutti al mare. Una passeggiata in riva al mare dal bagno 47 al bagno 100 di Rimini, attraverso 180 anni di storia balneare. 100 plance, quasi 200 fotografie e oltre 20 manifesti lungo due secoli di curiosità, luoghi e abitudini a partire dal 1843, con il primo avviso che promuove l'apertura del primo stabilimento privilegiato di bagni marittimi in Rimini, da cui tutto ebbe inizio. Oltre 2,5 chilometri di sorrisi, giochi, eventi, riti e miti da spiaggia in 8 tappe. La moda con l'evolvere dei costumi, la spiaggia con le sue architetture, oggetti, giochi e passatempi, i tipi da spiaggia e poi la rapida e prodigiosa ripartenza post-bellica alla fine degli anni 40, gli anni del boom economico quando Rimini divenne la capitale del turismo balneare europeo, i grandi bagni di folla dal Corso dei Fiori nel 1957 alla Moto Temporada del 1970, fino alla Notte Rosa. Qui siamo nel 1908, anno di apertura del Grand Hotel. Qui siamo nel primo decennio del Novecento, ovviamente il Grand Hotel che è un po' il simbolo iconico di una sorta anche di rinascita e di sviluppo per tutta l'impresa turistica. Costruirlo non è stato semplice, ma il Grand Hotel è un po' il simbolo della raffinatezza, dell'aristocrazia. E anche semplicemente per potersi chiamare Grand Hotel doveva avere delle caratteristiche importanti. Intanto doveva essere un edificio maestoso con almeno 100 stanze, e poi doveva avere del personale che curava singolarmente le persone, ed era per obbligo l'edificio che doveva avere tutte le innovazioni tecnologiche, cioè tutte le innovazioni tecnologiche, l'ascensore, l'elettricità, dovevano passare sempre dal Grand Hotel. E quindi se una destinazione turistica non possedeva all'interno del suo perimetro un Grand Hotel, un Kursaal, non poteva considerarsi una destinazione turistica ed era soggetta al fallimento. Per questo l'importanza del Grand Hotel, inaugurato nel 1908, è proprio quella di aver permesso che l'aristocrazia venisse, permesso che continuasse la pratica turistica, e sicuramente con grandissimi standard. Sono davvero fotografie meravigliose, e anche un invito ogni tanto a alzare la testa dal cellulare, dallo smartphone, di godersi l'orizzonte del nostro mare, la nostra spiaggia, ma al tempo stesso guardare queste meravigliose cartoline che saranno dislocate su 2,5 chilometri di spiaggia, e quindi credo davvero una bella occasione anche per fare una camminata salutare in mezzo alla storia della nostra città. Perché la nostra non è solo una storia di bellissimi monumenti, di patrimonio storico-culturale, ma anche di quello che
rappresenta Rimini a livello immateriale, nella cultura popolare nazionale. Il 70% degli italiani, dice una statistica, è stato almeno una volta a Rimini. Questo è stato luogo di incontri per motivi congressuali, fieristici o semplici vacanze. Ecco, Rimini rappresenta tutto questo e noi nella sua complessità la vogliamo candidare a capitale della cultura. Le immagini provengono in massima parte dalle collezioni comunali conservate alla Biblioteca Gambalunga di Rimini. L'archivio fotografico della Biblioteca Gambalunga conserva oltre 1,5 milioni di immagini a partire dal 1860 fino ai giorni nostri e sono fonti importanti e preziose per corredare le ricostruzioni storiche e per creare anche senso di appartenenza nella comunità. Nessun altro supporto culturale come le immagini è capace di creare anche emozione nella lettura oltre che conoscenza. Oh Claudio, siamo andati al mare, ci siamo anche un po' abbronzati magari, sì, no? Sì, sì. Allora dobbiamo figurati dire come eravamo prima. Dobbiamo dire che si può tranquillamente venire al mare in Romagna, qua sì, è tutto pronto, tutto attivo, siamo proprio in piena estate. Quindi sì, venite... Io quello che dico sempre è che la Romagna ha bisogno di turisti, ma i turisti hanno bisogno della Romagna. Della Romagna. Sicuramente. Bene, bene, venite che qua c'è da divertirsi e Claudio Cecchetto ce lo garantisce. Allora Claudio, parlavamo prima... La Romagna lo garantisce. Più che Claudio, è la vero, Romagna perché, lo garantisce. Tu sei il testimonial, giustamente. E, senti, parlavamo prima dei giovani, no? Dei ragazzi, dei tempi nuovi, no? Tu hai detto largo ai giovani, spazio ai giovani. Volevo farti questa domanda sui social. Secondo te questi social di oggi rendono tutto più facile oppure tutto più insidioso? Non so come no, dire. Rendono servono... tutto più moderno, insomma, ci sono, diciamo, più occasioni e nel bene o nel male ci sono occasioni nel bene e nel male, è chiaro, però ci sono realmente più occasioni, è più bello, cioè se io vivessi questo periodo da adolescente sarei contentissimo dell'esistenza dei social e li utilizzerei. Li utilizzeresti, eh? Sì, perché sì. Cosa? Per fare anche amicizie, per conoscere persone, per conoscere cose che non conoscerei così fisicamente, perché insomma conoscerle tutte è difficile. Ci sono più occasioni per conoscere il mondo, insomma. E alla musica i social fanno bene, secondo te? Ma sì, voglio dire, alla musica fanno bene perché comunque adesso grazie ai social la musica non è solo relegata a quella che pubblicano le case discografiche in Italia, ma abbiamo a disposizione la musica di tutto il mondo, quindi meglio di così abbiamo la panoramica completa. Senti, un'altra tua grande scoperta è stata è Amadeus. Sì. Anche lui lavora da tantissimi anni sì. in televisione. Ultimo Festival di Sanremo, almeno così dice, sarà quello di questa... No? Dici di no? Ma insomma, sai, l'appetito viene mangiando, no? non si sa. Se le cose sono fatte bene, perché non confermarle? Salutiamo Amadeus, Ciao. Lo salutiamo e gli facciamo in bocca al lupo per il Sanremo dell'inverno. Ma noi qua parliamo di estate, caro Claudio, siamo arrivati in conclusione. Allora, cosa vogliamo dire, come vogliamo concludere questa puntata di Oltre Mare Mare? Sai Oltre Mare Mare perché? Perché noi quest'anno vogliamo anche sostenere Rimini, capitale della cultura 2026, che Rimini è candidata, quindi è per questo che in tutte queste puntate vediamo anche degli scorci bellissimi, molto anche storici della nostra Rimini. Ecco, questa Romagna, se lo merita di diventare con Rimini capitale della cultura 2026? Ma io direi di sì, la Romagna si merita tante cose, comunque l'Italia è tutta bella, però la Romagna può essere realmente la regione che dà il là a un sacco di cose. Sono sempre nate delle tendenze e continueranno a nascere delle tendenze che arricchiranno, penso, anche il resto dell'Italia. Che cosa farai quest'estate? Quest'estate farò un bagno in piscina.
No, cosa faccio? Quest'estate, devo dire, giro l'Italia, dobbiamo pensare anche con Visite Romagna al prossimo Natale, insomma le cose se si fanno prima riescono meglio, e quindi, e poi altre cose, io spero in tante sorprese, insomma le cose da fare sono tantissime, naturalmente sempre pensando al turismo in Romagna. Vorrei che anche lanciare lo slogan che in Romagna ci puoi venire anche senza guardare il meteo, o meglio, se guardi il meteo c'è una brutta giornata, non c'è problema, comunque qualcosa da fare c'è sempre qui in Romagna. C'è sempre qualcosa da fare, si trova. Ultimissima cosa, te la butto lì, ma la politica nel tuo futuro tornerà? Voglio dire, la politica è un'arte nobile, perché pensa alle persone, quindi io ho sempre pensato alle persone, se con la politica c'è la possibilità di pensare al benessere e al bene delle persone, io ci sono. Visto che hai detto che in Romagna c'è sempre qualcosa da fare, anche con il tempo brutto, noi sai dove andiamo adesso? Ti porto con me e facciamo un tuffo in agenda con la bellissima voce di Max Alberici di Radio Icaro, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Oltre Mare Mare. Grazie Claudio. Ciao, ciao, vai Max. E allora vado, grazie Claudio, grazie Lucia, iniziamo con gli eventi parlando dei Floyd Machine in concerto l'8 luglio a Poggio Berni alle 21.30 all'anfiteatro di questa bellissima cittadina. Arrivano appunto i Floyd Machine per celebrare i 50 anni di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, uno spettacolo di musica, luci, suoni, effetti pirotecnici, laser, in linea con i memorabili show dello storico quartetto inglese, per tutti gli amanti di una musica immortale che ha dipinto un'epoca indimenticabile. Le prevendite le trovate su Viva Ticket. E poi torna dal 10 al 17 luglio Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games tra i più importanti d'Italia. Si svolgerà tra il Centro Storico di Rimini e Marina Centro, un programma come sempre ricco di eventi, mostre, incontri, proiezioni, concerti e spettacoli, oltre alle immancabili mostra mercato Rimini Comics e la Cosplay Convention. Dal 7 al 16 luglio andrà in scena la 53esima edizione di Sant'Arcangelo Festival, la più longeva manifestazione italiana dedicata alle arti performative contemporanee. Il titolo di quest'anno è Enough Not Enough. Il borgo medievale di Sant'Arcangelo si trasforma per 10 giorni in una città festival, grazie a performer, gruppi e compagnie internazionali per la prima volta in Italia che proporranno spettacoli di teatro, danza e musica, ma anche discipline trasversali che vanno dall'attivismo politico al documentario. Dal 10 luglio al 23 agosto, nella corte del Palazzo degli Agostiniani in via Cairoli a Rimini, saranno proiettati 23 film tra i più belli della stagione. Apre lunedì 10 luglio l'omaggio ad Amarcordo di Federico Fellini a 50 anni dall'uscita nelle sale italiane. Il film sarà preceduto dalla presentazione di 2 libri, Amarcordo dalla A alla Z di Davide Bagnaresi e Miro Gori, e Fellini, Rimini e il sogno di Stefania Parmeggiani. L'inizio delle proiezioni per questa rassegna, che si chiama Cinema sotto le stelle, è alle 21.30. E chiudiamo con un concerto imperdibile. Il 9 luglio a Riccione arriva Paola Turci in concerto all'alba alle 5:15 sulla spiaggia libera di Piazzale San Martino a Riccione per la rassegna Alba in Controluce. Paola Turci appunto in concerto, chitarra e voce.